la via Appia. Immaginai per te un parco che si estendesse dal Colosseo fino ai piedi dei Colli Albani, ininterrottamente. Ma questa timida campagna fu più severa con me della campagna di Russia. Le pietre sono calde, c'è profumo di menta. Per capire l'Appia, bisogna innanzitutto capire la campagna dove è immersa. Gli antichi venivano qui a mangiare e a stare vicino ai loro morti. I romani hanno ereditato dagli etruschi l'uso di banchettare vicino ai propri cari defunti. C'era della ricotta, del miele, c'era del latte, del vino. Lo si versava nei sepolcri e così da condividerlo con i propri morti. I defunti non potevano stare in città. Era proibito fin da antichissime leggi delle 12 tavole. Le onoranze funebri duravano giorni, con processioni. Una sorta di trionfo militare. C'erano satiri, donne che piangevano, naturalmente, e c'era chi indossava una maschera con il volto del morto. I monumenti funebri erano così imponenti che nel Medioevo divennero cave per costruire palazzi. Altri vennero trasformati in castelli. Vedete laggiù? Albano. Quello era un vulcano, terrorizzò anche gli dei con le sue eruzioni. La via Appia è una lingua di lava che i romani hanno modellato, una strada di fuoco. Tutta l'area era ricca di luoghi sacri, di anfratti misteriosi immersi nel verde e delle sontuose abitazioni dei romani più potenti. La villa dei Quintili, il Ninfeo, un insieme di fontane con statue di dee e giochi d'acqua. L'area archeologica era talmente vasta che popolarmente era detta la vecchia Roma. Dentro c'erano teatri, terme, cisterne, perfino un ippodromo. Durante l'età imperiale, le famiglie più potenti vollero farsi una piccola Roma in casa propria. Più o meno come accade ancora oggi, no? La campagna dell'Appia non può essere perduta. Non siamo più adatti a questo silenzio.